Rispondendo alla prima domanda, come mi descrivo a livello di interpretazione, come interprete, io penso di essere un interprete attento alla partitura e partendo appunto da questo lavoro che ho appena registrato per la Salon de la Musique Kreisleriana, e ovviamente c'è stato tutto un lavoro preliminare. E ovviamente di lettura di note, di fraseggi e quant'altro, e poi si è fatto un lavoro, ho fatto un lavoro del tutto personale, e leggendo libri, leggendo diverse fonti da cui poi ho preso diversi spunti e li ho messi insieme e ho creato qualcosa di mio. Ecco, e alla domanda quindi, come mi definisco come interprete, mi definisco un interprete che parte dalla partitura, però poi fa qualcosa in più e crea qualcosa appunto di personale. E ovviamente ascoltando anche i grandi pianisti di oggi, del passato, ho cercato di fare un bagaglio culturale mio e di metterlo insieme cercando di creare qualcosa di unico. E il consiglio che mi sento di dare ai giovani pianisti di oggi è quello di cercare sempre delle nuove risposte, sempre dei nuovi stimoli, e come ho fatto io con questo pezzo che mi caratterizza molto. È quello sempre di cercare che cosa vuole dire l'autore tramite le note, e questo è molto importante perché noi ascoltiamo delle note che sono scritte e ci arrivano degli impulsi sonori, però quello che vuole dire il compositore è qualcosa di prettamente letterario, e in questo caso, soprattutto nella letteratura romantica di Schumann, troviamo spesso queste indicazioni letterarie, come lo è Kreisleriana, come lo è Carnaval, come lo è Papillon. E quindi, prima di affrontare Schumann, che è un compositore estremamente complesso, un compositore estremamente insolito anche, perché possiamo anche in Kreisleriana proprio notare il suo stile compositivo, questa contrapposizione tra Florestan e Eusebio, che è la sua doppia personalità, appunto. Tutte queste cose sono fondamentali per capire la musica di Schumann. E quindi il mio consiglio è di leggere e di approfondire soprattutto questa parte letteraria, perché Schumann è davvero molto intricato, molto complesso e va assolutamente capito. E ovviamente è un lavoro che avviene col tempo, perché è un compositore da cui non si finisce mai di imparare. Colgo l'occasione per ringraziare Francesco Comito per la bellissima opportunità per suonare al Salone della Musique. Grazie.